Amici in 3 minuti, oggi ci troviamo nello studio della dottoressa Maria Drogo qui a Canicattì. Chiediamo direttamente alla dottoressa perché ci troviamo oggi qua. Oggi siamo qua perché ci stiamo occupando di prevenzione, soprattutto oggi di malattie cardiovascolari. Le malattie cardiache sono la prima causa di morte nel mondo occidentalizzato e sono un problema importante, fondamentale direi, sia nella pratica clinica che nella gestione della sanità pubblica. La prevenzione migliora la qualità di vita e soprattutto la quantità di vita. La prevenzione è rivolta a tutti i soggetti che non sono affetti da malattie cardiache e consiste nel migliorare il nostro stile di vita, quindi un'alimentazione equilibrata, sana, una maggiore attività fisica. Il concetto di prevenzione. È mutato grazie ad una maggiore consapevolezza, ad una maggiore conoscenza, grazie all'informazione e grazie anche alla sanità pubblica che promuove tanti screening, come lo screening per esempio per il carcinoma della mammella, lo screening per il carcinoma del colon e poi è migliorato grazie anche ai mezzi di indagine che oggi sono sempre più sofisticati. Voglio concludere con una frase antica ma sempre attuale. Come diceva Ippocrate, il nostro corpo è come un tempio, come tale va curato e rispettato sempre. Continuiamo ancora a parlare di prevenzione, questa volta con il dottore Michele Giusti. Dottore, sicuramente lo stile di vita, lo stress, magari un poco allenamento e anche l'alimentazione contribuiscono alle malattie cardiovascolari. Allora, la prevenzione delle malattie cardiovascolari innanzitutto rappresenta un momento fondamentale sia in cardiologia ma che in medicina in generale. Come diceva la collega, le malattie cardiovascolari, soprattutto nei paesi industrializzati, rappresentano la principale causa di mortalità, con in primo luogo l'infarto seguito dall'ictus. I principali fattori di rischio cardiovascolari sono stati identificati nel tempo e oggi, sono tante le armi a nostra disposizione per identificarli e per gestirli. Tra tutti, distinguiamo sia i fattori di rischio, modificabili o parzialmente modificabili, come, lo stile di vita, lo stress psicofisico, un'alimentazione non adeguata, dove molto spesso appunto nei paesi industrializzati, non si cura molto l'alimentazione preferendo cibi, di scarsa qualità, ricchi di grassi saturi, con elevato contenuto di sale e molto spesso non si fa attenzione all'attività fisica. Inoltre, i fattori di rischio sono sicuramente il fumo di sigaretta, che di per sé è la causa di circa il 50% delle morti evitabili. Sappiamo come un fumatore ha nel corso della vita il 50% di probabilità di sviluppare una patologia correlata al fumo di sigaretta, talvolta anche fatale. E inoltre si ha una riduzione della qualità, della quantità di vita di almeno 10 anni. Una persona di età inferiore a 50 anni fumatrice ha un aumento della probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari di almeno 5 volte rispetto a un non fumatore. Poi non dobbiamo dimenticare l'ipertensione arteriosa che rappresenta spesso il killer silenzioso, al contrario di quanto si possa immaginare, molto spesso l'ipertensione arteriosa è asintomatica e dà segno di sé soltanto dopo un evento acuto. Pensiamo anche ai valori di colesterolo elevati, in particolar modo l'LDL, che viene considerato oggi il colesterolo cattivo e che contribuisce allo sviluppo delle placche aterosclerotiche nel coronario, nel circolo cerebrale. I valori colesterolo target non sono uguali in tutti i pazienti, ma dipende dal rischio complessivo del paziente stesso. Le strategie di prevenzione, di riduzione dei valori di colesterolo sono tutte efficaci a ridurre il rischio cardiovascolare. Non dobbiamo dimenticare il diabete mellito, sia di tipo 1 che di tipo 2, che il prediabete, che rappresentano dei fattori di rischio indipendenti appunto per la progressione della malattia aterosclerotica. C'è una differenza tra uomo e donna? Sì, diciamo che soprattutto nella donna si ha un aumento del rischio cardiovascolare dopo la menopausa. Comunque sappiamo appunto che con il passare degli anni il rischio cardiovascolare aumenta, ma nella donna questo aumenta appunto sensibilmente dopo la menopausa.